Signori e signori, buonasera, benvenuti alla Palestra Cavina. Stasera assisteremo alla gara dell'ultima giornata di ritorno del campionato italiano di serie A Gold maschile. In campo per noi il Pressano e la Pallamano Romagna. Per il Pressano, in campo per noi con il numero 1 Facchinelli Simone. Con il numero 2, Dall'Ago Alessandro. Con il numero 6, Moser Matteo. Con il numero 7, Villotti Luca. Con il numero 8, Medina Perez Nacor. Con il numero 9, Rossi Nicola. Con il numero 10, Dantino Pascal. Con il numero 11, Rossi Francesco. Con il 17, Luchin Marco. Con il 19, Sontacchi Gabriele. Con il 22, Folgereiter Nicola. Con il 24, Moser Nicola. Con il numero 28, Loisos Nicolaus. Con il numero 30, Ceccardi Francisco. Con il numero 31, Gazzini Alberto. Allenatore, il signor Alessandro Fusina. Per la Pallamano Romagna, stasera in campo per noi, con il numero 4, Armaroli Cristian. Con il numero 6, Albertini Tommaso. Con il numero 7, Mazzanti Gregorio. Con il numero 8, Chiarini Dario. Con il numero 9, Ceroni Rinaldo. Con il 10, Essam Mohamed. Con il numero 11, Gollini Filippo. Con il numero 12, il capitano Tassinari Fabrizio. Con il numero 13, lo Cicero Claudio. Con il numero 14, Tondini Luca. Con il numero 15, Rotaru Alex. Con il numero 16, Redelli Martino. Con il numero 18, Di Domenico Martin. Con il 25, Bandini Mattia. Con il numero 88, Antic Ivan. E con il numero 64, Lombes Adrian. Allenatore, il signor Mattia Melis. Dirigono la partita per noi i signori Nunzio Bertino e il signor Sergio Bozzanga. Buon divertimento a tutti. Buonasera, benvenuti dalla Pallacavina di Imola, Serie A Gold, ultima giornata di regular season del massimo campionato nazionale. Sono qua con Ernesto Andalò, responsabile allenatore del settore giovanile della Romagna. Benvenuto Ernesto. Grazie, è un piacere, buonasera a tutti. Un Romagna che affronta il Pressano, formazione che chiuderà il campionato alla sesta posizione, non ha nessun rischio di farsi recuperare né nessuna velleità di raggiungere la formazione davanti a sé, la squadra di Alessandro Fusina. Ernesto. Sì, l'ultima partita della regular season. Nessuna delle due squadre si gioca nulla se non un buon modo di concludere la stagione in questo campo. Per il Romagna si tratta di un penultimo appuntamento, perché come ormai la classifica ha sancito, dovremo disputare i play-out per cercare di mantenere la categoria. Playout che cominceranno sabato 6 maggio, quindi ci sarà ancora un po' di attesa prima degli scontri che valgono la permanenza in Serie 1. Romagna Fondi e Carpi Rubiera, ovviamente i due abbinamenti, le perdenti, andranno a giocarsi nello scontro diretto finale, appunto la salvezza.
comincia la partita con il primo attacco nelle mani dei padroni di casa che sono in campo, con Ivan Antic che scambia con Mazzanti, esce Essam. Rotaru prova la prima progressione dall'altra parte, Mazzanti che allarga per l'ala destra, ora ci va fino in fondo Rotaru, c'è la prima parata del portiere Loisos, ora è in attacco i gialloneri. Vediamo che cambiano l'attacco e difesa, c'è Medina come terzino, poi la palla arriva a Francisco Ceccardi, Pascal Dantino ovviamente a gestire da centrale lo schema, i tre sono i tre terzini di riferimento di Fusina. Intanto il tiro e la rete di Alessandro Dallago che sblocca il punteggio 1-0. Dall'altra parte Antic si fa ancora parare, il tiro Loisos attacca il Pressano, dicevamo, nessuna possibile variazione nella sua classifica. Sesto posto per i gialloneri, un campionato di buon livello, giocato sempre all'incirca in quella posizione, attorno alla quinta, sesta posizione, qualche momento di sbandamento, ma anche tante partite di alto livello contro le prime formazioni. Tanto la parata di Lombes su Medina, attacca in velocità Mazzanti che scambia e va a segnare. Segna Mazzanti. C'è il pareggio. 1-1 il punteggio. Attacca ancora il Romagna su Mazzanti. C'è il 9 metri per il Romagna, anzi no, sono 7 metri. Sono 7 metri, quindi Ivan Antic. Ivan Antic, 7 metri, la parata di Loisos. Ernesto, comincia con tre parate il portiere greco del Pressano. Beh, un ingresso in partita niente male, sia su una penetrazione di Alex alla prima azione, subito si è fatto trovare pronto, ora conclude con la parata di un 7 metri di Ivan, che è uno specialista da quella posizione, ha un rendimento per ora impeccabile. L'azione di Dantino va a finire nelle mani di Gabriele Sontacchi che porta in vantaggio 2-1 la squadra trentina. Giovanissimo pivot, classe 2003, che si è già fatto notare ad alti livelli anche nella Youth League, in Under 20, sempre allenata da Fusina, che si è qualificata per le finali nazionali. Romagna ha perso per differenza nello scontro diretto contro Molteno la possibilità di passare alle fasi appunto nazionali. Quasi 5 minuti di gioco, 2-1 il punteggio. Ora Rotaru prova ad entrare, scambia con Mazzanti, si accentrano i due. Palla ancora per Mazzanti, un tiro sotto mano, la palla però esce alla destra di Loisos, c'è l'errore del terzino arancio-blu, ora difende in Romagna su Dantino che fa bene a fermarsi, a far ripartire l'azione. Dantino scambia con
Ceccardi, poi scambio con Medina, il tiro immediato, c'è la rete, grandissimo gol, un grandissimo tiro di Medina. Sì, si è subito fatto vedere per il gran giocatore che è. E aveva la possibilità di chiudere la seconda fase scaricando al terzino sinistro, ma non se ne è avveduto grazie alla buona uscita di Mazzanti che copriva il passaggio. E, però ha riscattato subito la possibilità mancata con questo gran tiro in doppio appoggio. Ora attacca Mazzanti ancora al centro, scambia con Ivan Antic, la palla arriva per la rete di Martin Di Domenico. 3-2 punteggio, 6 minuti 10 giocati. E Romagna da canto suo non ha problemi di classifica, nel senso che ultima resterà al di là del risultato di questa sera. Ma è importante che la squadra di Melis giochi ad alto ritmo, perché poi alla prossima non si potrà più sbagliare. Ancora Di Domenico dall'ala, tre pari in due minuti, il pareggio, tre pari contro Fondi. Il 6 maggio non si potrà sbagliare nella gara 1 qua a Imola, perché poi servirà fare il risultato anche a Fondi in gara 2 e eventuale gara 3 martedì 9 e mercoledì 10 maggio. Ora Dantino va fino in fondo, c'è i 7 metri per il Pressano per l'ingresso in area della difesa. Ora va Nacor Medina Perez contro Adrian Lombes, che para il rigore. 2 parate per lui, ricordiamo Ernesto, contro Carpi, nella vittoria contro Carpi. Adrian Lombes ha parato col 50%, 25 parate, una vittoria molto molto importante, soprattutto a livello morale per i romani. Sicuramente è stato un ingresso, un innesto importantissimo per questa squadra, ha dato sicurezza alla difesa e calma in attacco, e un ottimo inserimento in campionato in corso. Dantino, Ceccardi, la palla arriva a Gabriele Soltacchi, che è davvero davvero un gran bel giocatore. Ora intanto in Romagna butta via la palla in attacco. Soltacchi ha fatto la differenza anche in Under 20, ma la sta facendo anche in Serie 1, quindi è sicuramente un giocatore da tenere sotto controllo anche per il futuro. Ora Mazzanti va fino in fondo, vince un contrasto contro Ceccardi e poi va a segnare la seconda rete per lui. 4-4 il punteggio, 9 minuti e 10 giocati, ritmi non elevatissimi come era abbastanza preventivato con il Pressano, che sta giocando per le statistiche e per concludere al meglio, come dicevi prima Ernesto, per concludere con una vittoria il proprio campionato. Ora Medina finge il tiro, c'è la parata con il viso di Lombes, che non fa una piega, faccia piena. Ora attacca Antic, che viene trattenuto, 9 metri. Tondini esce per far spazio a Rotaru per l'attacco. C'è la pulizia del campo, 10 minuti giocati, 4 pari,
un avvio un po' blando, non grandissimi attacchi, con già qualche buona parata del portiere. Sì, i portieri subito protagonisti, hanno limitato il punteggio fino a questo momento, qualche furbizia cercata da entrambe le parti ma non avveduta dagli arbitri, che non hanno abboccato. Anche questo ha contribuito a mantenere in parità il punteggio, che per ora rispecchia una partita, come dicevi tu Carlo, piuttosto tranquilla. E Sam Rotaru con Mazzanti, cambia con Antic, prova a spingere e Romagna, vediamo il braccio alzato del gioco passivo, Romagna però non riesce a concludere, fa ripartire la sua squadra, il portiere Loidos, ora Ceccardi per Sontacchi, palo gol dall'altra parte. Grande movimento del pivot che fluttua sulla linea dei 6 metri e calimita la palla e la piazza all'incrocio senza possibilità di replica da parte del portiere romagnolo. Terza rete per il giovane pivot, ricordiamo classe 2003. Antic, Rotaru, ancora il croato, un ottimo assist per Mohamed Essam. 5 pari il punteggio, 11-30 giocati. Anche questi sono movimenti in attacco che saranno molto utili per da replicare durante i play-out, per venire a capo di partite molto complesse contro il Fondi. Ora vediamo i due pivot a terra, scivolano entrambi, l'arbitro fischia il fallo del difensore, in questo caso è Sam. Ceccardi si è scambiato con Dantino, ora la palla arriva dall'altra parte, c'è un intervento difensivo di Domenico, l'arbitro però concede la rimessa ai trentini, che ripartono con Pascal Dantino. Ceccardi cambia con Dantino, il tiro, la parata di Gombes, la quarta parata della sua serata. In velocità Mazzanti, il pallonetto di Amaroli parato piuttosto agevolmente da Loizos, Nicolaus Loizos. Ora c'è uno scontro piuttosto duro tra Mazzanti e Pascal Dantino. Queste sono uscite che rischiano di far male a un attaccante, ma sempre nei limiti del regolamento. Questo semplicemente perché l'attaccante è girato dalla parte opposta per ricevere il pallone, non si avvede del difensore che esce e si rischia sempre un urto, un impatto piuttosto violento. Ora intanto alla ripresa del gioco c'è il primo time out della partita, chiesto da Alessandro Fusina. 5-5 dopo 13 minuti praticamente dall'inizio della partita, siamo verso metà del primo tempo, non tantissime annotazioni tecniche se non qualche assist, qualche bel movimento di Mazzanti e Antic in attacco, con ad esempio l'assist per Essam o la rete di Mazzanti. Dall'altra parte sicuramente le tre reti di Gabriele Sontacchi, che al momento è il miglior realizzatore della partita con 3. Sì, entrambe le squadre stanno cercando di giocare molto con i propri pivot, sia cercando di fornire un assist come il caso di Pressano, sia giocando negli spazi creati dai movimenti sui 6 metri come invece il caso del Romagna. Romagna che ha sbagliato un rigore con Antic, dall'altra parte l'ha sbagliato Medina, o forse hanno fatto due belle parate Loizos e Lombes. Per il momento io darei i meriti ai portieri, sono due portieri che hanno un certo impatto sulla partita, e i rigoristi magari all'inizio sono ancora freddi, non hanno ancora il braccio caldo,
non hanno ancora ottime sensazioni sulla palla, vediamo con il proseguo della partita. Medina, classe 88, riceve ora, cambia con Matteo Moser, ora Ceccardi, Dantino, Medina, ora spostata a terzino sinistro, beffa Lombes, 6-5 per Bressano, che ora difende centralmente su Antic, che viene spinto al momento, trattenuto al momento del passaggio. Gli arbitri, i signori Nunzio Bertino e Sergio Bozzanga, probabilmente non li avevamo citati in precedenza. Ora Rotaru scambia ora anche Sam nel giro dei passaggi, Rotaro taglia per Mazzanti, prova Antic, nello scambio c'è la ammonizione, direi a Sontacchi, ammonizione. Forse al numero 24 Nicola Moser. Ok, sì, eravamo coperti dall'arbitro, non abbiamo visto il suo braccio, quindi attacca ora Antic, che in elevazione si sblocca in partita. Dall'altra parte, in velocità, il numero 30, Juan Francisco Ceccardi, che segna il 7-6 immediato. Siamo ora a metà della prima frazione. Certo, difficile trovare anche le motivazioni per alzare il ritmo quando non si ha nulla da chiedere alla classifica, ma il Bressano sicuramente vuole onorare questa stagione, che comunque l'ha vista arrivare al sesto posto e chiudere al sesto posto in classifica. Un tiro che non arriva perché c'è il fallo ai danni di Rotaru, che prova a sorprendere la difesa, allarga su Mazzanti, che viene spinto al momento del tiro, l'arbitro fischia, interrompe il tentativo di contropiede di Bressano, quindi può ripartire Romagna. C'è già il braccio alzato per il passivo, deve tirare, lo fa ora Alex Rotaro, ma la palla esce di un metro fuori dal palo. Ora Ceccardi lo imita dall'altra parte, ma vediamo la decisione arbitrale che ferma il gioco. 2 minuti di esclusione Alex Rotaru. I 2 minuti che a mio avviso ci stanno. Dal lago è arrivato in corsa, l'ha superato in scavalcamento e Rotaru l'ha trattenuto da dietro, anche se poi la palla è riuscita a tenersi in movimento e l'azione si è conclusa. E gli arbitri, a mio avviso, stavolta hanno deciso correttamente, hanno lasciato proseguire l'azione e alla fine hanno sanzionato il fallo da dietro di Rotaru. 14 minuti all'intervallo, Romagna in extra player, fuori Lombares, entra Tondini, per essere in parità numerica come giocatore di movimento, e il portiere pronto a rientrare in caso di perdita di palla. È uno schema che ultimamente, negli ultimi anni, viene utilizzato sempre più spesso per poter dare una scossa all'attacco. Ora intanto Antic, c'è il fallo, 9 metri per il Romagna. Tondini, Di Domenico, Tondini per Mazzanti, la palla era un po' arretrata rispetto al movimento del terzino. Tondini ora viene fermato, quindi c'è già il braccio alzato del gioco passivo. Intanto Lombes è di nuovo tra i pali, si alza Antic, viene fermato, c'è un'altra punizione dei 9 metri. Scusate, c'è ancora Antic, prova il tiro, la deviazione, arriva il portiere, anzi no,
la rimessa è per il Romagna. Tiro d'angolo con Tommaso Albertini. Deve tirare immediatamente, lo fa Gregorio Mazzanti, para ancora Loiso. D'altra parte c'è la parata ancora di Lombes su dal lago. Dal lago che è classe 1986. Voci dicono che sia l'ultima partita della sua rispettabilissima carriera, un ottimo giocatore. Ecco, prima stavamo dicendo quali potrebbero essere le motivazioni per il Bressano. Beh, fare un regalo di fine carriera a un giocatore storico come Dal Lago potrebbe essere una motivazione sufficiente. Ora il Romagna pasticcia in attacco, alla meglio la difesa del Bressano. 7-6 il punteggio, poche reti. Matteo Moser, Ceccardi, Dantino, Medina che scambia la posizione, va a fare il terzino sinistro ora, lo spagnolo svedese. Moser, Ceccardi, Dantino, Cincisca con la palla, la recupera Sam che lancia il contropiede, ma arriva il recupero di Ceccardi proprio prima della presa di Domenico. Ceccardi, Dantino, Medina, Dantino al centro, finta di corpo, la palla arriva proprio dal lago, anticipa Albertini che ora si attacca alla maglia di Medina, certamente uno dei difensori migliori per le ali, tra le ali del Romagna. Intanto c'è un'infrazione di aria e quindi 7 metri. Vediamo, cambio del portiere, entra Redelli, c'è la munizione a Mattia Melis, coach Mattia Melis. Vediamo anche il commissario di campo Fioretti. Poi Pascal Dantino contro Martino Redelli dai 7 metri. C'è la rete di Dantino. Dantino 8-6, 20 minuti giocati, ci si avvia, ritorno in campo intanto Lombes, ci si avvia agli ultimi 10 minuti della prima frazione con Rotaro, lo Cicero in campo. Rotaro viene trattenuto, fa ripetere la punizione De Sam. Rotaro scambia con Antic e Sam, lo Cicero, Ivan Antic, Rotaro allarga ancora per Antic, viene fermato dalla difesa al momento del tiro. Nessun pericolo per Nicolaos Loizos, il portiere greco, finora sicuramente tra i migliori in campo, con 4 parate di cui uno su rigore importanti. Ora Medina scambia con Ceccardi, prova la palla per il pivot, allunga Tommaso Albertini. Vediamo la decisione arbitrale, non hanno ancora preso decisioni. Piuttosto clamorosamente direi, non viene fischiato nessuna sanzione
a cercarvi. Direi che un fallo su una ripartenza di un contropiede nel basket è il fallo antisportivo, nella pallamano quantomeno i due minuti. Però ora in Romagna deve ripartire a ragionare. E Sama Anti ci viene ancora fermato, va fino in fondo e segna, mettendo d'accordo tutti, la seconda rete personale. Sì, sicuramente la decisione discutibile perlomeno degli arbitri, che non hanno punito un intervento che era chiaramente volto esclusivamente a impedire la ripartenza del Romagna. La decisione è stata presa e giustamente bisogna adeguarsi senza protestare eccessivamente. Sicuramente non hanno notato una cattiveria nel fallo che non c'era assolutamente. Ora c'è intanto il gol di Dantino, che con una girella supera Lombesi in uscita, si accartocciano i due. Fortunatamente nessuno dei due si fa male, anzi forse la peggio l'ha avuta il portiere, che fisicamente è molto più grosso, direi, fisicamente rispetto a Dantino, ma speriamo che nessuno dei due abbia un risentimento muscolare. Dantino intanto segna la sua seconda rete consecutiva, che sono poi le reti che danno il più due al Pressano quando mancano 7 minuti 10 secondi all'intervallo. Anti, c'è ancora la parata di Loidos, poi è abile Albertini, ora c'è il fallo di 3 giocatori su Antic, c'è il time out chiesto da coach Melis. 7 minuti alla fine, un Romagna che deve rimanere concentrato sull'obiettivo di serata, cioè creare le condizioni, il ritmo gara, il ritmo partita per i play-out, senza cedere a nervosismi inutili. Sì, sono d'accordo, come dicevamo all'inizio, questa è una partita che non deve dire niente per entrambe le squadre e speriamo che non diventi una partita eccessivamente nervosa, con falli scorretti o pericolosi o scontri di gioco evitabili come abbiamo visto negli ultimi minuti in campo. Time out con le squadre che stanno rientrando in campo: Claudio Lo Cicero, Tommaso Albertini, Ivan Antic, Adrian Lombes, poi Martin Di Domenico. È entrato in campo anche Rinaldo, Ronny Ceroni, oltre a Alex Rotaro. Questa è la formazione di casa. Ceroni ovviamente va in posizione pivot a dare respiro a Mohamed e Sam. Ora Antic, Rotaro. Antic rischia di perderla, poi va fino in fondo e c'è la parata di Nicolaos Loizos. 6 parate molto importanti finora. Intanto vola a terra Sontacchi nello scontro assolutamente involontario, stavano correndo senza guardarsi i due pivot, l'esperto Ceroni, il giovanissimo Sontacchi, che tuttora è il top scorer di serata con 3 reti. Perde la palla dal lago, la recupera in Romagna, può ripartire con qualche rischio Rotaro. Ora Antic fino in fondo, la palla è troppo larga, fuori portata, la rimessa, ma c'è proprio Ceroni, ma c'è un giocatore a terra, c'è un giocatore a terra del Pressano. Gli arbitri non hanno fermato il tempo, ora vediamo. Medina. Vediamo se è solo una piccola contusione, ci auguriamo chiaramente che lo sia, non un infortunio grave. Il medico non viene fatto entrare, quindi sicuramente
ora va a riposarsi un attimo in panchina, no, anzi rientra, quindi fortunatamente nulla di grave. Intanto la palla dall'altra parte era uscita per intervento in difesa di Rinaldo Ceroni, a anticipare, a frenare il contropiede, e ora può ripartire lo stesso Medina, Ceccardi e Pascal Dantino. Ceccardi, Medina dal lago, rischia di perdere la palla di Pressano, poi Mazzanti, vediamo l'arbitro che chiede la distanza dei 9 metri. Tiro immediato di Medina fuori, molto largo, ma esce ora per il cambio attacco difesa. Può ripartire e Romagna con Rotaru, Mazzanti si accentra, lo Cicero chiama a sé Di Domenico, poi la passa Mazzanti, Rotaru prova ad andare, Albertini, la palla è per lo Cicero, la palla ora arriva a Di Domenico che va a segnare. Martin Di Domenico raggiunge Gabriele Sontacchi a quota 3 reti, sono i due migliori realizzatori di partita, 8-9 il punteggio. Tiro molto difficile questo, quello preso da Martin Di Domenico, che ha saltato da un metro dalla linea di fondo e ha sfruttato la sua grande elevazione e ha aspettato che il portiere scendesse per appoggiargli la palla sopra la testa. Dall'altra parte Dantino, Medina, Ceccardi, prova il tiro immediato, palo gol, siluro sul palo di Ceccardi, Juan Francisco Ceccardi, 10-8. Nel frattempo rete di Lo Cicero, che sfrutta un mal posizionamento della difesa che stava rientrando e li coglie impreparati buttando Loggia sul primo palo. Ripartenza veloce dopo la rete per il Romagna, che una volta riesce a sfruttare questa situazione, invece per tutto il campionato ha sofferto molto le ripartenze veloci degli avversari. Ora Medina, un'altra botta che viene ribattuta dalla difesa, nello specifico da Rinaldo Ceroni, tiro d'angolo per il Bresciano, ancora Medina, Ceccardi, tiro questa volta che esce sulla parata di Lombes, ora attacca lo Cicero, si alza, ma poi sbaglia il passaggio per Mazzanti che va in difesa e c'è la rete di Matteo Moser. Che segna la sua prima rete, l'ala. Ottima lettura difensiva questa da parte di Moser, che è riuscito a farsi passare la palla in mano dal terzino sinistro del Romagna e ha concluso ottimamente in contropiede senza sbagliare da solo davanti al portiere. 2 minuti e mezzo l'intervallo, 9 Romagna, 11 Bresciano. Rotaru va fino in fondo, lo Cicero si prende il tiro e segna, doppietta consecutiva per Claudio Lo Cicero. Ora Ceccardi, Dantino che è fermato sui 10 metri, ora la palla per Dallago, non ce la sente, Medina ancora, la palla alta per Moser, ancora Dallago dall'altra parte, Dantino la ribattuta, non ci arriva Di Domenico in tuffo, è libero all'ala Moser, il pallonetto, la parata in due tempi di Adrian Lombes, 7 parate per lui finora. Ricordiamo una partita eccezionale con il 50% di parate, 25 messe contro Carpi. Quando c'è un portiere che para così tanto è tutta un'altra storia. Attacca ora in Romagna con Mazzanti, Albertini torna indietro, Rotaru c'ha il muro davanti, ora
un tiro ancora di Lo Cicero, l'incrocio dei pali, un minuto esatto, entra Chiarini in difesa ad alzare il muro della difesa, 50 secondi d'intervallo. All'intervallo ci sarà il saluto alla Virtus Imola, formazione di basket, la formazione più antica, la società più antica di Imola. 30 secondi sono tacchi, viene fermato da Chiarini, anzi è dal lago, sono tacchi alla palla ora, mancano 40 secondi, Medina praticamente da fermo. Segna il gol numero 3 della sua prestazione, 12-10, mancano 10 secondi alla fine, deve accelerare in Romagna, 5 secondi, Mazzanti va fino in fondo, Loizos, poi prova a lanciare il contropiede, Rotaru tira, ma c'è un'altra parata, fin di Sirena, si conclude sul 10-12 a favore del Pressano contro il Romagna. Con tre reti per Medina e Sontacchi, Gabriele Sontacchi per il Pressano, tre reti per Martin Di Domenico, due per Mazzanti, Lo Cicero e Antic per il Romagna, questi i principali marcatori. Da Carlone Dall'Aglio è tutto per il primo tempo, rimanete con noi per i nostri amici sostenitori, guardate e scorrete i nostri sponsor, ci vediamo tra pochi minuti per iniziare.
nuovo buonasera qua dalla palacavina di Imola, Palamano Romagna, Pressano, ultima giornata di regular season di Serie A Gold. Il Pressano vince 12-10 alla fine del primo tempo, le altre della giornata, la 13esima giornata di ritorno. Secchi Rubiera, Cassano Maniago, Campus Italia contro Carpi, Raimon Sassari, Fasano, Merano Brixen, Fondi Bolzano, Conversano, Siracusa. La classifica: Brixen 42, Merano 40, Fasano 39, Raimon Sassari 37, Conversano 34, Pressano 29, Bolzano e Cassano Maniago 25, Siracusa 20, Fondi 16, Rubiera 12, Carpi 9, Campus Italia 9 e Romagna 6. Campus Italia la prossima stagione giocherà in Serie A Silver, le altre 4, ovvero Fondi, Romagna e Rubiera, Carpi, se la giocheranno nelle semifinali play-out. Le perdenti di queste due partite se la giocheranno nella finalissima. Chi vincerà resterà in A1, chi perderà scenderà di categoria nella nuova A Silver. Tutto pronto, gli arbitri, i signori Nunzio Bertino e Sergio Bozzanca, fischiano parte il secondo tempo con i gialloneri trentini in attacco con Ceccardi dal lago, segna la sua seconda rete personale. Dal lago, giunto, come dicevamo nel primo tempo, giunto alla sua ultima partita da professionista in Serie A Gold o in Serie A 1, che dir si voglia, classe 86, appenderà dopo questa partita le scarpe al chiodo a meno di ripensamenti. Intanto è Sam, fallo, punizione dai 9 metri, Rotaru, Mazzanti, Antic, scambiano i due, ora la palla dietro la schiena per Sam, assist al bacio di Gregorio Mazzanti, e c'è la seconda rete di Mohamed Sam. La palla persa da Pressano, vediamo, c'è un giocatore che è rimasto a terra nel tentativo di andare a recuperare la palla, si è alzato ora, tra gli applausi ritorna in campo. Sì, Ceccardi deve aver sbattuto contro le transenne che circondano il 40 per 20 della cavina nel tentativo di tenere in campo la palla. Gli è andata male in tutti e due i casi, cioè non è riuscito a tenere in campo la palla e per di più ha sbattuto. E non è morbido il ferro che è a fianco al campo, qua alla cavina. Ora Anti, c'è anche lui dietro la schiena, e Sam, c'è il fallo. 2 minuti giocati e ancora meno 2, però il punteggio è 13-11. Ora ancora 9 metri, Anti, c'è il braccio alzato, deve tirare Romagna, prova Mazzanti, sono obiettivamente, non si poteva non fischiare il rigore e i 2 minuti inferiorità numerica. Lo stesso Ceccardi che esce. Sette metri per Ivan Antic, che beffa questa volta Loizos. Primo rigore per segnato da Romagna dopo quello sbagliato sempre da Antic nel primo tempo. Dai 7 metri la stessa statistica, uno segnato, uno sbagliato anche per il Pressano.
Ora Medina, Dantino, inferiorità numerica per il Bressano. La palla arriva a Dantino, ancora il tiro immediato di Alessandro Dallago, che segna la terza rete, il secondo gol in questa ripresa per lui, per il Bressano. Ha segnato solo Alessandro Dallago. 14-12, ancora in attacco i romani. Attacco Chiarini, che prova a fare il doppio pivot. Di Domenico, pallonetto, incrocio dei pali con il pallonetto. Extra player per, anche per il Bressano. Fuori Loizos. Dantino scambia con Dallago, Medina, si scambiano la palla i tre, ora c'è il braccio alzato, deve tirare, c'è l'errore, ma c'è anche il fallo su Sontacchi. Pascal Dantino contro Adrian Lombes, segna sotto la traversa. 15-12, massimo vantaggio dei trentini e in generale in questa partita tra le due squadre, più 3. Ora Antic, Rotar, come terzino sinistro Mazzanti, esce Ceroni dal pivot, ora Antic arriva fino in fondo, c'è la rete ma c'è il fallo, quindi rete annullata per la punizione, la rimessa dai 9 metri. Ceroni, Antic, Rotaru prova a creare lo schema con Ceroni a uscire nella linea dei terzini. Ora Rotaru, la palla per Antic fino in fondo, una grande azione del Romagna questa. Quarta rete per Ivan Antic. 15-13. Sì, azione che ha portato a un tiro pulito, pulito dai 6 metri, anche se dal lato più scomodo per un destro di mano. Antic non ha sbagliato da quella posizione, bisogna fare gol e lui lo ha fatto. Ora attacca Dallago, Medina, la palla al volo, una rete eccezionale. Beh, se quella di prima è stata un'ottima azione da parte del Romagna, il Bressano con quest'ultimo gol in volante da parte di Nicola Rossi. Spettacolo. Ha dato spettacolo. Questo è davvero un gol costruito, pensato e realizzato in maniera davvero importante a livello di spettacolo. Ora la palla per Di Domenico, che non riesce ad andare alla conclusione. A Rotaru prova ad alzarsi, resta lì la palla ma c'è il fallo. Ceroni dai 9 metri, ancora meno 3 per il Romagna. Mazzanti si alza al tiro lungo, anzi largo, sulla contrasto di Sontacchi. Dal lago dall'altra parte c'è fallo ai danni del centrale del Bressano. Ora torna per l'attacco Medina. Medina, classe 88, certamente non più di primo pelo, ma con ancora una botta e una potenza nel braccio molto importante. Ora vediamo, giocatore a terra, arbitro fischia, 9 metri.
Vediamo lo scambio, c'è il fallo in attacco. Lombes fa ripartire in velocità Mazzanti, che arriva fino in fondo, non può, Di Domenico, che poi viene spinto da Francesco Rossi. Ora attacca sulla destra. Rotaro prova a mettersi in proprio, c'è la parata ma c'è l'infrazione di aria di Ceroni, quindi il Bresciano va in velocità e c'è la rete di Nicola Rossi. Questo 17-13. Questo cambio di ali nel secondo tempo a Bresciano sta fruttando abbastanza per il momento, soprattutto dal lato sinistro, con Nicola Rossi che avevo visto un po' acciaccato nell'ultima partita con una fasciatura al ginocchio e anche una distorsione alla caviglia nel finale, ma sembra si sia ripreso in pieno. Anche perché le ultime due reti un atleta infortunato non le può realizzare in quella maniera. Ora Mazzanti, Ivanantic fermato, la palla è sui 9 metri per Rinaldo Ceroni, ci si avvicina al decimo della ripresa. Antic in elevazione, la parata ancora di Loizzo sul contropiede, entra quasi in rete, c'è l'esclusione di 2 minuti per Martin Di Domenico. Francesco Rossi. Sì, questo è un tocco da dietro in contropiede. C'è anche l'ammonizione, intanto scusa, di Alessandro Fusina su indicazione del commissario di campo Fioretti. Due allenatori quindi ammoniti entrambi. Sì, dicevo che anche se è stato un tocco leggero da parte dell'ala del Romagna in contropiede è un'azione rischiosa che giustamente i direttori di gara hanno sanzionato con 2 minuti. Romagna in inferiorità numerica, entra Mattia Bandini all'ala sinistra, esce il portiere per l'extra player in attacco. Ora Antic, Ceroni, Rotaru, Antic va fino in fondo e segna una grande rete, la sua quinta rete. Dal lago, la palla all'ala lontana. Medina rientra per l'attacco, intanto Dal lago lo aspetta, poi scambia con Francesco Rossi. Ceccardi, Medina. La palla filtrante per il pivot che non raggiunge la palla, allora può ripartire. Per Alberto Gazzini, è entrato al posto di Sontacchi, un altro giovane, classe 2001 come pivot. Per Alessandro Fusina, ora Ceroni, Antic, a metà campo, Rotaru, Mazzanti prova ad accelerare, c'è uno scontro. Può ripartire Romagna. Rotaru, Antic, viene fermato sui 9 metri, riesce ad arrivare a palla Ceroni, si cade a terra, c'è il braccio alzato del passivo, quindi il Romagna deve tirare immediatamente, ci prova Antic che poi prova il passaggio per Mazzanti ma è anticipato, la palla da Gazzini è troppo lunga per Francesco Rossi che non può mai arrivare su una palla del genere, troppo alta, quindi può ripartire a sua volta il Romagna. 14-18 per Bresciano, ci si avvicina all'ultimo
all'ultima metà della ripresa di questo campionato che ha visto i romani a tornare nella massima categoria nazionale dopo qualche anno in purgatorio in A2. Il tiro di Lo Cicero, c'è il fallo, quindi la rimessa ai 9 metri, ancora con Ceroni. Lo Cicero finge di caricare, Rotaru, Mazzanti si accentra, c'è già il braccio alzato per il passivo, deve accelerare le operazioni, prova a mettersi in proprio Lo Cicero, la palla arriva all'ala con Tommaso Albertini che segna la sua prima rete di serata al 13esimo. 15-18, non è la guerra, la prima guerra mondiale, ma è il punteggio sul tabellone della Cavina con i trentini che stanno gestendo la palla in attacco con Medina dal lago. Il tiro immediato di Ceccardi, Ceccardi. 19-15, terza rete per Ceccardi. Rotaru prova ad arrivare fino in fondo tagliando a metà la difesa, ma c'è il fallo e rimessa dai 9 metri. Intanto esce Mazzanti. Ora Rotaru cambia con Lo Cicero, trova lo spazio, segna una rete clamorosa. Claudio Lo Cicero sotto il 7 all'incrocio dei pali, batte e spiazza Loizos che finora è stato uno dei migliori in campo. Sì, Claudio si vede che ha voglia proprio di fare bene, come l'anno scorso è stato un traghettatore per la promozione del Romagna, speriamo che salga in cattedra sul finale di stagione anche quest'anno. Nel frattempo gran gol ancora di Nicola Rossi dall'ala che segna la rete numero 20 e la terza rete personale, tutte nella ripresa, da quando cioè è stato mandato in campo da coach Fusina, diciamo una leggenda della pallamano italiana con 200 presenze in nazionale e tanti scudetti, 11, 8 da giocatore e 3 da allenatore. Ora la palla per Ceroni, arriva Lo Cicero, va fino in fondo e segna un altro grandissimo gol. Sta tenendo sulla baracca di Romagna Claudio Lo Cicero. 17-20, 15-30 giocati. Pressano che non forza ovviamente più di tanto, ma che sta cercando di gestire il vantaggio. Intanto segna il pivot Alberto Gazzini, la sua prima rete in serata. Romagna che si propone con Bandini alla sinistra, Lo Cicero, Rotaru centrale alla destra, Luca Tondini e all'ala Albertini, come pivot Ceroni. In porta intanto torna Lombes. Ora va fino in fondo Lo Cicero, taglia la difesa dal centro verso destra. Ancora meno 4 per i romani, il tempo sta cominciando a stringere, mancano 13 minuti e 30 alla fine della partita, alla fine della regular season. Lo Cicero prova il tiro, la parata di Loizos può ripartire la squadra di Fusina con Ceccardi, Medina. Ceccardi esce, entra in campo Luca Villotti, il centrale, altro classe 2003, anche lui
tra i protagonisti dell'Under 20 del Bressano, che si è qualificato alle finali nazionali. Intanto sul tiro di Dall'Ago, la parata di Lombes, c'è la rete in ribattuta di Gazzini, è stato veramente molto abile e veloce a segnare il pivot, anche lui molto giovane, classe 2001, seconda rete personale consecutiva, Bressano 22, Romagna 17. Ernesto, mancano 12 minuti e 30 alla fine della regular season del Romagna. Sì, il divario tecnico forse si sta facendo vedere di più in questa ripresa, forse un po' di stanchezza nelle file del Romagna, qualche palla di troppo persa, un po' di fretta di andare a concludere, hanno portato la partita su un divario di 5 reti. Ricordiamo anche il movimento del settore giovanile della Palamano Romagna, che sta facendo grandissime cose in lungo e in largo per la regione. Sì, abbiamo tanti giovani tesserati nelle fila della nostra società, dalle varie città, paesi nei dintorni di Imola. Imola, Faenza, Lugo, Mordano principalmente. Esattamente, bravo Carlo. E tutti si stanno distinguendo, chi in una categoria, chi nell'altra, ma i risultati si stanno vedendo dappertutto. Finisce il time out, ricordiamo anche la Serie B con la squadra di Faenza e la squadra delle Romagne, che si stanno ben facendo valere nella Serie B dell'Emilia Romagna, chiaramente. Ora riprende la partita con Mazzanti, prova con lo Cicero, la palla è inarrivabile per Mazzanti. Confermo quello che stavo dicendo prima, forse un po' troppa fretta, forse troppa voglia di fare, ma questo porta all'errore anche su cose semplici come queste, che stavano... Era un passaggio di impostazione, di inizio dell'azione, sono cose da non sbagliare. Dall'Ago, Medina, Villotti, Dall'Ago, la parata di Lombes. Tondinio, Cicero, la palla in velocità e la rete di Chiarini, che è stato contrastato al momento del tiro. Non ci sono proteste per il vice capitano della squadra, che segna la sua prima rete. 18-22, mancano 11 minuti alla fine della partita. Dall'Ago, Medina, Villotti, non arriva Nicola Rossi, c'è il fallo, quindi può ripartire Dall'Ago. Francesco Rossi, c'è la parata col piede di Adrian Lombes. Lo Cicero, finta di corpo, Bandini, attenzione, c'è la parata con il volto di Nicolas Loizos. Vediamo, due minuti di esclusione come da regolamento. Anche se ritengo che non sia stato assolutamente volontario al regolamento, oppure è stato per le proteste successive. Ma penso più che per le proteste sia proprio per la direzione del tiro. Non penso abbia colpito direttamente in volto il portiere, però la direzione della palla era quella, e già sono stato punito con l'esclusione. Allora vediamo l'errore di Francesco Rossi, uomo in meno per il Romagna,
anche se è vero, e chiudiamo la parentesi, che il portiere si è tuffato e la palla era a mezza altezza, non a livello della faccia se fosse stato piedi, in piedi fermo, ma il regolamento è questo, quindi Romagna due minuti con l'uomo in meno, quindi deve provare a accorciare il meno 4, mancano 9 minuti, il tiro di Chiarini, la parata, può ripartire, il tiro segna Alessandro Dallago, la sua quarta rete personale. Alessandro Dallago, lo ripetiamo ancora, chiuderà tra 9 minuti la sua carriera da professionista, che l'ha visto da anni protagonista della nostra Serie A. Più 5 per il Bressano. Chiarini, Tondini, la palla ancora per Chiarini con l'uomo attaccato. Ora chiaramente c'è il gioco passivo, prova ad andare fino in fondo lo Cicero, che ha nelle sue caratteristiche l'esplosività di gambe. Intanto il tiro di Chiarini, che poi va a tuffarsi per recuperarla, ma può ripartire e distendersi per poi rallentare con Dallago. Non c'ha fretta ovviamente il Bressano, quindi non deve neanche spingere per rischiare l'errore in contropiede. Medina. Intanto entra in campo anche Facchinelli tra i pali del Bressano, per l'errore di Rossi. Può ripartire i Romani. Metà campo con Mazzanti, lo Cicero sulla sinistra, ne mancano 7,5 alla fine di minuti, i Romagna sotto di 5, Gollini in campo anche per l'attacco, ora Mazzanti, Tondini, lo Cicero, provano a passarsi la palla velocemente, i tre, c'è l'arbitro che fischia, fallo in attacco e quindi palla ai trentini. Sì, blocco irregolare da parte di Gollini sulla linea dei 6 metri che ha fermato l'azione del Romagna. 7 minuti meno qualche spicciolo per la conclusione della stagione 2022-2023 di Serie A Gold. Per quanto riguarda il Romagna ci sarà sicuramente l'epilogo, intanto la rete numero 5 di Alessandro Dallago, dicevamo, sabato 6 maggio, gara 1 dei playout per la salvezza in Serie 1, Romagna Fondi, e dall'altra parte ci sarà Carpi Rubiera. Poi intanto lo Cicero, c'è la parata di Simone Facchinelli, la palla in contropiede, ma c'è l'intervento di Mazzanti, prova ad andare lo stesso Mazzanti in velocità, Tondini, la palla è lunga per Di Domenico, che non prova a prendersi l'azione personale. Sono 6 le reti, sono 5 minuti e 30 alla fine. Un buon numero di spettatori anche questa sera alla cabina, ma il 6 maggio, sabato 6, ci dovrà essere il tutto esaurito, perché contro Fondi non si può sbagliare, il pubblico, i tifosi devono essere, tutti i tesserati anche, devono essere a fianco della squadra di coach Mattia Melis, che fa parte dello staff tecnico insieme a Fabrizio Folli e Fabrizio Tassinari. Ora Tondini, c'è il braccio alzato per il gioco passivo, non riesce a tirare Tondini, allora si prepara lo Cicero sulla rimessa di Gollini, si alza dai 9 metri, il tiro
la parata ancora di Facchinelli, contropiede, però troppo lungo, non ci arriva, non ci arriva dal lago. Può attaccare Massanti, Tondini. Poco più di 4 minuti alla fine, Massanti, Antic, ora Tondini prova ad andare centralmente, Massanti è marcato, è frenato, allora Tondini la deviazione, tiro d'angolo sulla destra per Tommaso Albertini. 4 minuti esatti alla fine delle operazioni con Massanti che chiama lo schema. Antic perde la palla, ma c'è il fallo. Ora Albertini, fallo anche su di lui. Altri 9 metri e il tempo vola. Tempo fermo. Ora ovviamente c'è da sostituire o asciugare la palla. No, sostituzione. Ernesto a questo punto ha 3 minuti e 30, 6 gol da recuperare è davvero sarebbe davvero un'impresa. Sì, si fa difficile per la squadra di casa adesso chiudere il gap che si è creato. Dobbiamo sfruttare questi pochi minuti per provare qualcosa di più in attacco. Nel frattempo difesa in area del Bressano che concede il rigore alla squadra romagnola. Dicevo di sfruttare questi ultimi minuti per provare qualche collaborazione, qualche gioco con il pivot in attacco come stiamo cercando di fare. 7 metri, Facchinelli contro Ivan Antic, c'è la rete di Ivan Antic, era da un po' che non segnava. Sesta rete per il terzino centrale croato. Una delle rivelazioni del Romagna di quest'anno, anche se un infortunio alla mano, lo ha tenuto fuori più del previsto verso il periodo natalizio e questo ha complicato non poco il cammino del Romagna. Ora intanto il Bressano con Dall'Ago, Villotti va fino in fondo, la palla è fuori, troppo tagliato il tiro in diagonale. Lombes fa ripartire Tondini, la palla è per Gollini che va a segnare. 24-20, mancano 2 minuti. Finalmente è stato trovato libero Gollini che in un altro paio di occasioni si era ritagliato un po' di spazio, ma complice una buona difesa intensa del Bressano non era mai stato servito. E ora ha ricevuto palla ed è riuscito a segnare. Ora il tiro altissimo del Bressano, può ripartire Lombes che ha avuto qualche problema nel recupero della palla. Antic viene fermato, viene trascinato da due, chiede rigore perché è coi piedi dentro l'area. L'arbitro però non fischia neanche l'interruzione del tempo, quindi sta scorrendo. Ora chiaramente non c'è fisicamente più tempo per recuperare il gap, ma ancora per fare qualche buona azione come quella di Luca Tondini che segna il 21-24 meno 3, che è un risultato che ci può stare per l'andamento del match, della partita con Bressano sempre avanti di qualche lunghezza, che ha mantenuto tutto sommato il vantaggio, l'inerzia dalla propria parte. Ora un'altra azione con numero di Nicola Rossi. Deve essere uno schema collaudato perché in metà partita, in un tempo solo, è stato eseguito ben 2 volte, entrambe le volte con andato a buon fine, con risultato positivo. Una buona precisione. Ora Massanti va fino in fondo. 8 secondi
deve tirare anzi 5 secondi, l'arbitro non fischia niente, fischia ora, a tempo scaduto, solo per le statistiche. Vediamo se poi Antic tirerà, conoscendolo tirerà sicuramente per segnare. Sono d'accordo. Come giusto che sia, intanto chiaramente si applaudono. Antic contro Facchinelli, c'è la rete che chiude col 22-25 il punteggio per il Pressano, che chiude quindi con un successo la sua stagione, rimane al sesto posto, che è un ottimo risultato per una squadra ricca di giovani talenti. In Romagna resta ultimo, non c'erano altre possibilità in ogni caso, ma Ernesto, ora c'è da pensare al doppio confronto dei play-out contro Fondi. Sì, la parte importante della stagione per il Romagna è quella che deve ancora venire. I play-out sono l'obiettivo già prefissato probabilmente da inizio stagione e ci stiamo arrivando in una buona forma con gli ultimi risultati che ci danno un po' di morale, quantomeno con il punteggio, e staremo a vedere come andrà a finire. Dicevamo il primo turno di play-out, Romagna Fondi, Carpi Secchia, Rubiera il 6 maggio, gara 2 a campi invertiti ovviamente, martedì 9 maggio, gara 3 eventuale. Fondi Romagna e Secchia Carpi mercoledì 10 maggio, quindi due partite decisive a distanza di 24 ore. Le due perdenti si sfideranno in gara 1 domenica 14 maggio, in gara 2 a campi invertiti giovedì 18 maggio e gara 3 eventuale ovviamente sabato 20 maggio. Dalla Palacavina è tutto, un ringraziamento a Ernesto Andalò. Grazie a te Carlo. Per la competenza dimostrata ancora una volta in questa stagione. Un saluto a tutti, un saluto, un ringraziamento a Andy DJ in cabina di regia, al Fido Gabriele Dall'Aglio in video operatore, da Carlone Dall'Aglio. È davvero tutto. Romagna perde 22-25 contro Pressano. Un saluto, ci vediamo ai play-out.